Grullo! Grullo, persona che abitualmente dimostra eccessiva ingenuità o scarso buonsenso, sciocco, babbeo. Vi fanno credere che si aprono i paracaduti nell'atmosfera di Marte che è molto più rarefatta di quella della Terra, con una pressione pari a circa un centesimo di quella terrestre. Vi fanno credere che un elicottero riesce a volare su Marte dove la pressione dell'aria è un centesimo rispetto a quella della Terra, mentre a 9.000 metri sul Monte Everest, con una pressione che è un trentatreesimo, è pericolosissima. Adesso vogliono farvi credere che un cilindro in caduta libera è in grado non solo di posarsi al suolo con la spinta dei razzi sottostanti, ma di frenare la caduta libera in soli due chilometri. Per farvi comprendere facciamo il paragone di un'automobile che non frena in aria ma che si aggrappa al terreno che viaggia alla stessa velocità del razzo a 1277 km/h. Lo spazio di frenatura, che è inferiore allo spazio di arresto, è più di 10 km e il razzo in aria frena in soli 2 km. No, Dino, i motori si sono accesi a soli 1222 km orari e ad un'altezza di un chilometro dal suolo. Bene! A questa velocità l'auto con gli pneumatici aggrappati al suolo si fermerebbe in uno spazio di 10 km. Punto. Il 17 ottobre, vale a dire, dopo quattro giorni dal lancio ufficiale, hanno pubblicato Starship Flight 5 cinematic experience. Hanno migliorato le immagini e riempito di suoni, meglio, le voci corali del pubblico, una cinquantina di persone che chiusi in una sala ha visto solo attraverso i monitor, ma nessuno in loco. Innanzitutto vi invito a rivedere il video che ho pubblicato il 16 ottobre dal titolo Credere ai monitor e ai device anziché credere ai propri sensi, dove fornisco indicazioni di base che si tratta di un video fake. Perché hanno rifatto il video? Per tagliare tutte le cazzate che hanno inserito nel video originale, ad esempio la terra che gira, perché è un grosso indizio per chi ragiona con la propria mente di comprendere che è impossibile che possa riatterrare nello stesso punto da dove è stato lanciato. A che velocità viaggia un proiettile? I proiettili dei fucili, come quello di un Remington 223, possono raggiungere velocità fino a 4390 km/h coprendo la distanza di 11 campi da calcio in un solo secondo. Domanda, come fa un cameraman a riprendere un oggetto che viaggia a 3.912 km orari ad una distanza di 16 km dietro le nuvole perfettamente al centro della ripresa? Se credete a questo, siete grulli. Punto. Attraverso il fornitissimo indice alfabetico trovate una lunga lista sulle analisi del Finto Space Higgs. Altri video sulla stessa tematica? Falcon Heavy gennaio 2023 1 e Falcon Heavy gennaio 2023 2. Per chi desidera imparare altre cose sulla farsa del vuoto dello spazio, consultate il libro del 2019 Il risveglio. Per chi vuole liberarsi dal male, il secolare nuovo ordine del male. Link in descrizione. Un saluto.